Ti svelo un segreto. Combattere l'invecchiamento è possibile grazie a ciò che hai nel frigorifero. Non parleremo infatti di pozioni magiche, ma di alimenti tanto deliziosi quanto nutrienti. Al mondo esistono ben 7 cibi che ci aiutano a sentirci e sembrare più giovani. Lo sapevi? Occhi ben aperti, perché stiamo per scoprire insieme quali sono. Partiamo con un po' di scienza. Avete mai sentito parlare degli antiossidanti? Sembra un termine tecnico, da laboratorio, ma in realtà questi piccoli amici giocano un ruolo cruciale nella nostra salute quotidiana. Gli antiossidanti, infatti, sono sostanze presenti in molti cibi che mangiamo. La loro funzione principale? Proteggere le nostre cellule dai radicali liberi. Ora vi starete chiedendo, cosa sono questi radicali liberi? Immaginatevi dei bulli di quartiere che girano per il nostro corpo, causando danni e creando caos. Si formano naturalmente a causa di numerosi fattori, come inquinamento, esposizione al sole e stili di vita. Fumare o consumare troppo alcol, ad esempio. Con il tempo, l'accumulo di radicali liberi può accelerare il processo di invecchiamento e aumentare il rischio di malattie. Ma qui entra in gioco la magia degli antiossidanti, che, come dei piccoli scudi, neutralizzano i bulli, prevenendo i danni che possono causare. E non è tutto. Oltre a combattere i radicali liberi, gli antiossidanti aiutano a rinforzare il sistema immunitario, mantengono la pelle luminosa e giovane e riducono il rischio di malattie croniche, come patologie cardiache e diabete. Ora, prima di correre in farmacia a comprare qualche integratore di antiossidanti, vi fermo un attimo. La verità è che la fonte migliore di antiossidanti proviene da una dieta equilibrata e ricca di cibi freschi. Ecco perché è così essenziale concentrarsi su un piano alimentare ricco di frutta, verdura, cereali integrali e altre fonti naturali di antiossidanti. Ma attenzione, non tutti gli antiossidanti sono uguali. Ne esistono di diversi tipi, ognuno con le proprie funzioni specifiche. Ad esempio, il beta-carotene, che si trova nelle carote e negli spinaci, è noto per la sua capacità di proteggere la vista. La vitamina C, che si trova in abbondanza negli agrumi e nei peperoni, aiuta a rafforzare il sistema immunitario e a promuovere una pelle sana. E la lista è ancora lunga. In poche parole, se volete davvero combattere l'invecchiamento e raggiungere un livello di salute ottimale, concentrarsi sugli antiossidanti è una mossa intelligente. E il bello è che non bisogna andare troppo lontano per trovarli. Molti dei cibi che amiamo e consumiamo regolarmente sono infatti ricchi di questi potenti alleati. Quindi, la prossima volta che vi trovate al supermercato, perché non dare un'occhiata più da vicino alle etichette e cercare di includere più fonti di antiossidanti nella spesa? Dopo aver trattato del valore degli antiossidanti, è ora di scoprire alcuni cibi che ne sono ricchi. E quale modo migliore, se non parlando di alimenti gustosissimi? Lasciatevi sorprendere dalle bacche. Non solo sono deliziose, ma sono anche dei piccoli tesori per la salute. Penso che tutti noi abbiamo sentito parlare di quanto siano nutrienti, ma andiamo a scavare un po' di più in profondità. Iniziamo con i mirtilli. Questi piccoli frutti blu sono veri e propri campioni quando si tratta di antiossidanti. Infatti, diversi studi hanno dimostrato che i mirtilli sono tra i frutti con la più alta concentrazione di antiossidanti al mondo. E cosa significa tutto questo per noi? Bene, mangiare mirtilli può aiutare a ridurre danni ai tessuti e ridurre le infiammazioni. Questo li rende ottimi alleati nella lotta contro l'invecchiamento. Ma non sono solo i mirtilli a meritare una menzione speciale. Lamponi, fragole e more sono altrettanto importanti. Tutte queste bacche contengono delle sostanze chiamate flavonoidi, che sono noti per i loro effetti benefici sulla salute del cuore. E parlando di cuore, sapevi che le bacche aiutano a ridurre il rischio di malattie cardiache? Sì, proprio così! Consumare regolarmente bacche contribuisce a mantenere sani i vasi sanguigni e a migliorare la funzione del cuore. Non è tutto! Oltre ai benefici per il cuore, le bacche hanno anche un effetto positivo sulla salute della pelle.
hanno proprietà antinfiammatorie. Possono, cioè, aiutare a ridurre il rossore e l'irritazione cutanea. E la vitamina C, abbondantemente presente nelle bacche, è essenziale per la produzione di collagene, una proteina che aiuta a mantenere la nostra pelle elastica e quindi più giovane. Ora, non dico di mangiare bacche a ogni pasto, ma incorporarle nella dieta, magari come spuntino o in aggiunta ai vostri piatti, può fare una grande differenza per la salute generale dell'organismo. E se vi state preoccupando su come e dove rifornirvi di bacche fresche, sappiate che anche le bacche congelate conservano la maggior parte dei loro benefici nutrizionali. Quindi, che si tratti di una ciotola di mirtilli freschi o di una manciata di lamponi congelati da inserire nel vostro frullato, state comunque facendo un favore al vostro corpo. Ma le bacche sono solo l'inizio di questo viaggio. Ci sono altri cibi che combattono l'invecchiamento e alcuni potrebbero sorprendervi. Ebbene sì, Braccio di Ferro aveva ragione. Gli spinaci non fanno bene solo nei cartoni animati. Queste foglie verdi offrono una serie di benefici che vanno ben oltre la semplice forza muscolare del cartoon. Siete pronti a parlare del mondo nutritivo degli spinaci? Gli spinaci rappresentano una fonte incredibile di vitamine e minerali. Ricchi di vitamine A, C e K, offrono una vera e propria iniezione di salute per il nostro corpo. Ma non è tutto, sono anche pieni di antiossidanti e beta-carotene. Quest'ultimo, in particolare, ha mostrato di proteggere la nostra pelle dai danni del sole, prevenendo l'invecchiamento prematuro e mantenendo la pelle luminosa. E ora, una piccola curiosità. Sapevi che gli spinaci possono contribuire alla salute degli occhi? Sono ricchi di due particolari antiossidanti, zeaxantina e luteina, che sono fondamentali per la nostra vista. Queste sostanze aiutano a combattere le cataratte e la degenerazione maculare, due problemi comuni man mano che invecchiamo. Ora, so che alcuni di voi potrebbero storcere il naso pensando agli spinaci, ma prima di scartarli, considerate le diverse maniere in cui possono essere preparati. Freschi in un'insalata, frullati in un green smoothie, oppure cotti come contorno. Gli spinaci sono incredibilmente versatili. E se ancora non siete convinti, pensate ai loro incredibili benefici e date loro una chance. Anche se gli spinaci sono un ottimo punto di partenza, ci sono altri alimenti che offrono benefici molto simili. Per molti di voi, il prossimo cibo sulla nostra lista sarà una bella sorpresa. Dal verde degli spinaci, spostiamoci verso un alimento croccante e nutriente: le noci. Queste piccole delizie, spesso sottovalutate, sono uno scrigno di nutrienti e offrono una serie di benefici che potrebbero sorprendere. Iniziamo con una curiosità. Sapevi che le noci sono l'unica frutta secca con una quantità significativa di acidi grassi, gli omega-3? Sì, proprio quelli di cui sentiamo parlare così spesso quando si tratta del pesce. Questi acidi grassi essenziali sono noti per i loro effetti benefici sul cuore, perché aiutano a ridurre le infiammazioni e mantengono i vasi sanguigni flessibili. Ma il potere delle noci non si ferma qui. Rappresentano anche una grande fonte di antiossidanti, superando molta frutta e verdura in termini di varietà e quantità. Questo rende le noci un ottimo alleato nella lotta contro i danni dei radicali liberi e, di conseguenza, nel contrastare il tanto temuto invecchiamento precoce. E poi, se siete interessati alla salute del cervello, le noci potrebbero diventare il vostro snack preferito. È stata dimostrata la loro capacità di sostenere le funzioni cognitive e, almeno così sembra, potrebbero persino aiutare a prevenire il declino cognitivo legato all'età. Non è sorprendente se pensi che la forma della noce somiglia tanto a quella del nostro cervello? E se siete preoccupati per la vostra pelle, anche in questo caso le noci sono al vostro fianco. Ricche di vitamina E, potente antiossidante liposolubile, aiutano a proteggere la pelle dai danni esterni, mantenendola idratata e luminosa. Ora, un piccolo consiglio. Quando acquistate le noci, optate per quelle non salate e non tostate. In questo modo conserverete tutti i loro benefici nutrizionali. E non dimenticate di conservarle in un luogo fresco e asciutto, per mantenere la loro freschezza e croccantezza. Con tutti questi benefici, le noci meritano sicuramente un posto d'onore nella vostra dieta.
che sia in una zuppa, in un'insalata o semplicemente come snack, le possibilità sono infinite. Dopo aver esplorato i benefici delle noci, immergiamoci ora nella cremosità dell'avocado. Questo frutto, spesso confuso con un ortaggio, ha conquistato i cuori e gli stomaci di molti con la sua consistenza liscia e il suo sapore unico. Ma l'avocado ha molto di più da offrire in termini di benefici per la salute. L'avocado è un vero e proprio tesoro di nutrienti, ricco di vitamine E e C, sostanze che aiutano a mantenere la pelle idratata, riducendo la comparsa di linee sottili e rughe. E se stai pensando alla salute del cuore, anche in questo caso l'avocado è tuo alleato. È carico di grassi monosaturi sani, che possono aiutare a ridurre il colesterolo cattivo nel corpo. Ma non fermiamoci qui. Nell'avocado è presente la luteina, un antiossidante che, come visto per gli spinaci, protegge gli occhi dai danni ultravioletti e riduce il rischio di cataratte e degenerazione maculare. Quindi, oltre a proteggere la tua pelle e il tuo cuore, l'avocado si prende cura anche dei tuoi occhi. Una delle cose che adoro dell'avocado, poi, è la sua versatilità in cucina. Può essere schiacciato e spalmato sui toast, aggiunto alle insalate, frullato in smoothie e persino utilizzato come sostituto sano del burro in alcune ricette di dolci. E se non avete mai provato il guacamole, beh, vi state perdendo qualcosa. Ora, una piccola nota. Pur essendo incredibilmente nutrienti, gli avocado sono anche ricchi di calorie. Quindi è buona pratica goderseli con moderazione. Ma non lasciate che questo vi scoraggi, perché i benefici che offrono superano di gran lunga le calorie. Incorporando l'avocado nella tua dieta, non solo stai dando al tuo corpo una dose di nutrienti essenziali, ma stai mantenendo la tua pelle luminosa e giovane. E con tutti i modi in cui possono essere consumati, come si fa a non amarli? Arriviamo ora a una delizia divina, il cioccolato fondente. Prima che vi lasciate trasportare dalla sua dolcezza, lasciatemi dire che il cioccolato fondente, in particolare quello con un'alta percentuale di cacao, è molto di più di una gioia per le papille gustative. Il cioccolato fondente è ricco di flavonoidi, un tipo di antiossidante che offre una serie di benefici per la salute. Aiutano a proteggere il cuore, migliorando la circolazione sanguigna e riducendo le infiammazioni. Preoccupati per la vostra pressione sanguigna? Sappiate che il cioccolato fondente ha dimostrato di abbassare leggermente la pressione arteriosa. E qui viene la parte interessante. Il cioccolato fondente protegge la pelle. Gli antiossidanti, naturalmente presenti, aiutano a combattere i danni dei radicali liberi, che, come abbiamo detto, sono una delle principali cause dell'invecchiamento precoce. Questo significa che una piccola porzione di cioccolato fondente potrebbe non solo soddisfare la vostra voglia di dolce, ma dare anche alla vostra pelle quella luminosità tanto desiderata. Ma come per tutto, è importante consumarlo con moderazione. Anche se offre molti benefici per la salute, è ricco di calorie e può contenere zucchero aggiunto. La chiave sta nella moderazione e nella scelta di un cioccolato di alta qualità e con un alto contenuto di cacao. Un altro consiglio? Cercate di scegliere cioccolato fondente che contenga almeno il 70% di cacao. Questo vi assicura una dose generosa di antiossidanti, minimizzando lo zucchero aggiunto. Allora, la prossima volta che avete voglia di qualcosa di dolce, perché non prendere un quadretto di cioccolato fondente di buona qualità? Non solo vi state concedendo un piacere, ma state anche facendo un favore al vostro corpo. Lasciamo la dolcezza del cioccolato fondente e immergiamoci nelle profondità dell'acqua, alla ricerca del salmone. Questo pesce non è solo una delizia per il palato, ma un vero toccasana per la salute, specialmente quando si parla di combattere l'invecchiamento. Il salmone è particolarmente noto per il suo alto contenuto di omega 3. Come abbiamo già visto a proposito delle noci, questi acidi grassi sono fondamentali per la salute cardiaca. In più, riducono l'infiammazione, aiutano a mantenere flessibili le pareti dei vasi sanguigni e abbassano i livelli di colesterolo nel sangue. Ma c'è di più! Il salmone è anche una fonte ricca di proteine di alta qualità, essenziali per la rigenerazione cellulare, un processo che mantiene la pelle elastica e i muscoli tonici.
In pratica, mangiare salmone può aiutarci a mantenere un aspetto giovane e tonico, sia all'interno che all'esterno. E per la salute della pelle, il salmone offre un bonus, l'astaxantina. Questo potente antiossidante, che dà al salmone il suo caratteristico colore rosa, protegge la pelle dai danni del sole e contribuisce a prevenire le rughe. Se decidete di includere il salmone nella vostra dieta, optate per il salmone selvaggio piuttosto che per quello d'allevamento, quando possibile. Il salmone selvaggio, infatti, tende ad avere un profilo nutrizionale migliore e contiene meno contaminanti. E ovviamente, come per tutti gli alimenti, è importante consumarlo con moderazione e in modo equilibrato. Abbinatelo a verdure fresche e a cereali integrali per un pasto sano e bilanciato che fa bene al cuore, alla pelle e all'intero corpo. In sintesi, il salmone non è solo un piatto delizioso, ma anche un potente alleato nella lotta contro l'invecchiamento. E con tutti i suoi benefici, merita sicuramente un posto d'onore nella nostra dieta. Dall'oceano, immergiamoci ora nell'armonia e nella tranquillità di una calda tazza di tè verde. Questa bevanda millenaria, apprezzata da generazioni nelle culture di tutto il mondo, non è solo un rituale rilassante, ma un vero elisir di giovinezza. Il tè verde è carico di catechine, potenti antiossidanti che combattono e prevengono i danni cellulari. Le catechine non solo proteggono dai danni dei radicali liberi, ma hanno anche proprietà antinfiammatorie, che possono aiutare a ridurre il rischio di alcune malattie croniche. Ma lo sapevi che il tè verde ci aiuta nella gestione del peso? Alcuni studi suggeriscono che può aumentare il metabolismo, aiutando il corpo a bruciare più calorie. E questo non solo ci aiuta a mantenere una figura più snella, ma riduce anche il carico sulle articolazioni, promuovendo la salute generale dell'organismo. E non finisce qui. Il tè verde contiene un composto chiamato EGCG, che ha dimostrato di proteggere la pelle dai danni del sole. Questo significa che bere tè verde può aiutare a prevenire le scottature solari, le macchie e naturalmente l'invecchiamento precoce causato dai raggi UV. Ora, un piccolo suggerimento per ottenere il massimo dalla vostra pausa tè. Cercate di non aggiungere troppo zucchero o dolcificanti artificiali. L'obiettivo è godere dei benefici naturali del tè senza sovraccaricare il corpo di calorie o sostanze aggiuntive. E per coloro che sono sensibili alla caffeina, non temete. Anche se il tè verde la contiene, la quantità è generalmente inferiore rispetto al caffè. Quindi potete godervi una tazza senza preoccuparvi di rimanere svegli tutta la notte. In conclusione, il tè verde non è solo una bevanda calmante e rinfrescante, ma un vero toccasana. Che lo beviate dopo un pasto principale o durante la pausa pomeridiana, regalarsi una tazza di tè verde è un piccolo gesto che offre grandi benefici. Con il tè verde abbiamo completato la nostra lista di super cibi per combattere l'invecchiamento. Spero che questo viaggio vi abbia fornito nuove conoscenze, ispirandovi a fare scelte alimentari più consapevoli e che promuovono una vita lunga e sana. In questo viaggio attraverso la nutrizione e la salute, abbiamo esplorato 7 cibi straordinari che possono aiutarci a combattere l'invecchiamento precoce. Abbiamo scoperto il potere antiossidante delle bacche, la forza nutritiva degli spinaci, i benefici delle noci, la magia dell'avocado per la nostra pelle, la dolcezza del cioccolato fondente, gli omega 3 del salmone e, infine, l'equilibrio e l'armonia del tè verde. Ogni cibo ha qualcosa di unico da offrire e incorporarli nella nostra dieta può aiutarci non solo a mantenere un aspetto giovane, ma anche a promuovere una salute migliore. L'invecchiamento è una parte naturale della vita, è vero, ma con le giuste scelte alimentari possiamo affrontarlo con consapevolezza, vitalità e benessere. Se sei interessato ad approfondire l'argomento, dai un'occhiata ai libri che ho selezionato. Li trovi in descrizione al video. Se queste notizie ti sono utili, iscriviti al canale, condividi il video con parenti e amici e lascia un commento. Dimmi cosa ne pensi e se conosci altri superalimenti. La tua salute è nelle tue mani e ogni piccolo passo conta. Fai la scelta giusta oggi!